Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Se Rampelli, se siete pronti, provi a rispondere nel merito sulla questione immigrazione. Com'è che dopo aver detto alcuni slogan per anni, perché è vero che c'erano altri governi, nessuno non lo riconosce, ed è evidente che si siano fatti errori anche in passato, ma voi, a lei si ricorda le parole che usavate e anche la foga con cui le usavate? Prima gli italiani, i porti chiusi, è finita la pacchia? E com'è che arrivati al governo triplicano gli sbarchi e nemmeno avete sentito il bisogno di portare un fiore su quelle bare che erano a Cutro e nemmeno vi siete fatti vedere per andare dopo pochi giorni a fare un consiglio dei ministri completamente inutile? E guardi, io non voglio ironizzare sul karaoke, perché ognuno ha il diritto di festeggiare un compleanno, ma se diventi presidente del Consiglio o ministro, c'è anche una misura che ha a che fare con quello che sta accadendo in quel momento così drammatico. Una misura che si chiama umanità. Il messaggio è talmente chiaro, caro Bonaccini, che negli anni in cui voi avete avuto la possibilità di governare, non mi pare che abbiate trovato la soluzione per contenere, gestire i fenomeni dell'immigrazione. E guarda caso, si è da un lato cercato di favorirlo, il fenomeno dell'immigrazione, senza poi poterlo gestire, perché non credo che noi ci si possa accontentare di fronte a disperati che vengono o da guerre e persecuzioni, e sono quelli che noi vogliamo accogliere a prescindere, o da immigrazione economica, che vanno regolamentati nel loro afflusso verso l'Italia e nella loro distribuzione in Europa e in Occidente, ma secondo delle regole chiare. Quando invece avete governato voi, purtroppo succede... Purtroppo succede ancora oggi. A me risulta che gli immigrati tutto abbiano fuorché gli stessi diritti degli italiani. Stanno spesso e volentieri sotto lo sfruttamento o della criminalità organizzata o dei caporali che li sfruttano del lavoro nero. Dormono sotto i ponti, sotto le pensioni delle stazioni, nei parchi pubblici. Non mi pare che ci sia questa umanità. Anzi, io direi che se questa è umanità, sinceramente non capisco a cosa sia il razzismo. Cosa sia Bonaccini. Razzismo. Quindi, attenzione... Non darsi la zappa sui piedi quando si fanno le lucubrazioni filosofiche di quella natura. Prego. A lei pare che io sia uno dai lucubrazioni filosofiche, Rampelli, mi risponda. L'ho appena fatte. Ah, le ho appena fatte? Infatti il sottoscritto, chiamato dal vostro governo, dal suo governo, che è anche il mio governo dal punto di vista istituzionale, ci mancherebbe, ha risposto sì due volte in poche settimane e guarda caso avete chiesto di sbarcare i profughi quasi solo ad amministratori e amministratrici del Partito Democratico e del centrosinistra. Forse perché vi vergognavate a farli sbarcare in realtà governate da esponenti del vostro partito dopo gli slogan che avete usato in questi anni. Ma lei mi risponda a una domanda: com'è che non siete andati a Cutro? Com'è che non siete andati a mettere un fiore sulle quelle bare, quelle bianche con i peluche di quei bambini? Ma com'è possibile che nemmeno quell'umanità... Aspettate, vi faccio vedere se lei mi risponde sul tema, presidente Rampelli. Allora, aspettate, c'è un filmato che abbiamo visto in precedenza. Non è quello del karaoke. Allora, risponda, poi le faccio vedere, prego. Allora, chi governa sbaglia sempre, perché comunque si sottopone a giudizio, in particolare del circuito mediatico e comunque dei cittadini, ed è giusto che sia così. Io penso che Giorgia Meloni, e questo comunque bisogna prendere in considerazione, non si può liquidare con una battuta, abbia scelto di fare a Cutro intanto un atto simbolico dicendo le istituzioni ci sono, secondariamente di avere un atteggiamento sobrio e di deporre una corona nel municipio sotto la targa che diciamo celebrava episodi tragici che conosciamo, invece di andare a fare vetrina dentro l'hangar dove comunque era stato il Presidente della Repubblica che rappresenta tutti, Giorgia Meloni e il governo compresi, perché se ci fosse andata di questo sarebbe stata accusata di strumentalizzazione. Quindi io penso che abbia Bonaccini fatto bene, quindi è andato il Presidente un atteggiamento sobrio. Perfetto. E a raccogliersi, guardi in le sue parole alla guardi Rampelli
Non vi sta bene. Guardi, Rampelli, le sue parole si commentano da solo, io non devo aggiungere nulla. Le sue parole, allora, che si trincerano dietro la presenza di quello straordinario presidente che si chiama Mattarella, si commentano da sole. Io non ho bisogno di aggiungere questo, nulla. Non so se arriva l'audio lì. Allora, arriva con un po' di ritardo, non so, ma ha ascoltato vedo la mia... che state dialogando.